battuta, anche perché la mia visione sulle droghe è molto chiara, l'ho ripetuta molte volte, e purtroppo penso che quelli che hanno commentato con toni acri le mie parole, molti di essi, lo so perché li conosco, sono fumatori e sono quindi dipendenti da un'altra droga importante, che è la nicotina e il contenuto di oltre 70.000 sostanze chimiche che si sprigionano con il fumo della sigaretta. Oppure pensiamo a quanti sono le persone che muoiono per cause legate all'alcol nel nostro paese, sono oltre 35.000 ogni anno e quasi 85.000 quelli legati al fumo. Insomma, non è solo la questione di droghe cosiddette pesanti. Quando ho detto che fanno male alla salute, ci sono molte altre sostanze che fanno male alla salute. E per darvi, per buttare benzina sul fuoco, riaffermo quello che io ho sempre affermato, che questo Paese dovrebbe rispettare la volontà popolare, e la volontà popolare si è espressa negli anni 90 con la maggior parte dei cittadini che avevano indicato che ritenevano che dovessero essere depenalizzato l'uso di droghe leggere. Io penso che chi si droga deve essere trattato non come un criminale, ma come una persona da curare.